di quando in un capodanno stavo per dare fuoco a tutto il condominio perché ho dato fuoco a un cassonetto di immondizia. Tutti i ragazzi da Ricchi devo 97 e oggi siamo il 12 agosto, fa un caldo boia, però per fortuna che là sopra c'è il mio amico condizionatore. E oggi volevo introdurre una nuova rubrica. Ah, se vedete qua è il segno del berretto. Oggi volevo introdurre una nuova rubrica, The Story of My Life del passato. Volevo raccontare oggi di quando in un capodanno stavo per dare fuoco a tutto il condominio perché ho dato fuoco a un cassonetto di immondizia in questo modo. Così stavo perdendo tempo con una mia amica che la conosco da anni e anni e anni. E ma sì, andiamo a provare un po'. Mia mamma stava preparando da mangiare, ero abbastanza tra medio o piccolo, avrò avuto 12 anni, 13, non mi ricordo perfettamente. Comunque andiamo giù a provare un po' di petardini per lanciarli dopo quando scoccava a mezzanotte. E è venuta la brillante idea, avendolo visto da altre persone, di lanciare un mini cicciolo, cioè tipo un petardino grande così, dentro al cassonetto. Lo lanciamo, non esplode, non esplode. A un certo punto vediamo salire un po' di fumo da dentro il cassonetto. Apro il cassonetto, vampata di fuoco enorme. E insomma, però quel cassonetto c'erano anche robe esplosive, cioè tipo presente tipo quelli di spray, quelli là per farsi il profumo sotto la shell, tutto serve qua, no? Chiamo il cinese che stava passando, mi serve dell'acqua, perché c'è il cassonetto che prende fuoco, no? Mi arriva giù il cinese con un bicchiere d'acqua. Lo guardo. E dico, no, no, pompa, tutto. Chiamo mia mamma tutta incazzata a bestemmiare. Riccardo, cosa fai? Il fuoco sta per esplodere. Stavo per chiamare anche i pompieri, tutto quanto, ma alla fine con un po' di belle secchiate, belle piene d'acqua, abbiamo ribaltato il cassonetto. E così è stato l'inizio di un mio capodanno. Però per fortuna, diciamo che tutta questa storia è stata dovuta dal fatto che a me piacciono tanto tipo le sfide, tipo Riccardo, non ci credo che tu riesci a fare questo. Io dico, no, io ce la faccio, punto. Tipo, avete presente Ritorno al Futuro, che c'è il protagonista che quando lo sfidano, tipo duello, serve qua, lui non si rende mai. E io sono così, testa calda, sono cocciuto di. E ogni sfida io cerco sempre di accettarla perché voglio vincere poi, ma anche se è una cavolata. Comunque, dopo tutto questo discorso, se arrivo a 60 iscritti, brucio la maglia di Bonucci. E sono già pronto perché ce l'ho qua, però voglio fare un video di bruciare la maglia di Bonucci perché. E lo spiegherò nel video che lo farò, ma comunque è stato nostro capitano e da milanista non va bene. Comunque siamo il 12 agosto, qua mi sono bruciato, però si sta passando piano piano. Poi io qua mi sto irritando tutto il braccio, ho il braccio tutto irritato. Non ce la faccio più. Comunque, Ricchi Debo 97, iscrivetevi che devo bruciare la maglia di Bonucci. Mettete like, condividete. Ciao!